ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro penoso e gigante, l'unico esempio rimasto di mostro a sei zampe. Quanto mi piace vederlo passare, cosa farei per poterlo toccare? Io cosa farei? Dicono che sia capace di uccidere un uomo, non per difendersi, solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. E alla ricerca di un posto lontano dal male, certo una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo scoop è servito, questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. Lui sa che è letargo, viene solo d'inverno, riapre gli occhi sul mondo, questo mondo di mostri che hanno solo due zampe, ma sono molto più mostri, gli resta solo una cosa. Chiamare il suo mondo lontano, lo fa con tutto il suo fiato, ma sempre più piano, vorrei poterlo salvare, portarlo via con un treno, lasciarlo dopo la pioggia, là sotto l'arco baleno.